Alessia è nata a termine, è andato tutto bene la gravidanza. Intorno ai 6-7 mesi, sai, essendo la piccolina di 3 figli, i primi due riuscivano a stare in piedi, li mettevo appoggiati sul divano, si stavano, facevano del gogolì, sembrava che volessero parlare. Seguivano con gli occhi, mi sorridevano. Lei, Alessia, no, non faceva niente. Anzi, la prendevo in braccio e tendevo a buttare sempre la testa di un lato. L'appoggiavo sul divano, si rovesciava da un lato. Quindi abbiamo iniziato a andare in giro per medici, a fare dei controlli. E gli è stato riscontrato all'inizio un piccolo ritardo psicomotorio, però poi con la crescita vedevamo che non andava. L'abbiamo portato al centro dell'autismo all'Aquila e le hanno riscontrato l'autismo. A raccontare la sua storia è Sonia Mirolli, una mamma coraggio la cui vita è stata segnata da profonde sofferenze, tra cui la perdita del marito avvenuta 16 anni fa a causa di un incidente stradale. Nonostante tutto, ha voluto condividere con grande generosità ed emozione la propria esperienza, fatta di ospedali, medicine, terapie, ma anche di grandi gioie. Un fiume in piena, mamma Sonia, che vuole lanciare un messaggio di speranza a tutte le famiglie che si sentono sole nell'affrontare la disabilità di un proprio familiare. Abbiamo iniziato con le terapie, prima al centro San Stefar, psicomotricità, logopedia, perché lei non parlava e non riusciva a camminare. Ha portato il pannolino fino ai 13 anni, ha cominciato a camminare intorno agli 8-9 anni e le prime parole si faceva capire, se voleva l'acqua indicava la bottiglia dell'acqua, se aveva fame faceva così che voleva mangiare. Piano piano poi ha iniziato con qualche parolina e poi dal 2012 fa parte del Cireneo, è entrata in centro Cireneo e là è stata una svolta, lei ci va volentieri, molto contenta. Cominciato ad essere più indipendente, purtroppo lei soffre anche di crisi epilettiche, che purtroppo lei avendole nel sonno è come un elettroshock, le cancella tutti i progressi e i miglioramenti che fa, però poi piano piano ricomincia da capo, però è sempre andare in giro. Siamo stati per tutti gli ospedali d'Italia, si può dire, siamo stati a Lyon per un intervento al cervello, le volevano fare un intervento al cervello, però poi quando hanno fatto i controlli hanno visto che lei aveva i focolai delle crisi epilettiche dappertutto, per tutto il cervello, quindi non c'era soluzione di intervento. E niente, prende un sacco di terapie, un sacco di medicine, però Alessia è una gioia vivente, molto sempre contenta, gioiosa, e curiosa di scoprire il mondo, di stare insieme agli altri. Ha i suoi momenti che non è socievole, vuole stare da sola, non vuole essere toccata, però adesso sta esplodendo in tutta la sua felicità, abbraccia chiunque, tutti ferma per strada, come ti chiami, ci prendiamo un caffè insieme, invita anche la gente a prendersi un caffè, è molto molto socievole, amichevole, va d'accordo con tutti, anche se ha i suoi tempi, ha i suoi modi, a volte manda anche a quel paese qualcuno se sta poco felice, poco contenta, però è la nostra gioia, la gioia della famiglia, andiamo avanti grazie a lei. Alessia frequenta da circa un anno l'ANFAS, ecco, sì. Quanto è importante la presenza di queste associazioni che danno ai ragazzi la possibilità anche di scoprirsi, così come poter creare un rapporto più sereno anche con la propria famiglia? No, e l'ANFAS proprio ci ha aperto un portone, diciamo, perché è arrivata al momento giusto. L'ANFAS forse è arrivato proprio al momento giusto per Alessia, ma devo dire anche per me, perché anch'io stavo attraversando un periodo che stavo poco bene, un sacco di problemi, e mi sono sentita abbracciata, accolta da una grande famiglia. Ecco, l'ANFAS più che un'associazione è una grande famiglia, siamo una grande famiglia. C'è rispetto, c'è amore, ma sia verso questi ragazzi che verso anche le famiglie di questi ragazzi che partecipano all'ANFAS, sono proprio, c'è umanità. E poi si gioisce insieme, si piange insieme, se c'è qualche problema lo si risolve insieme. Ragazzi speciali, favolosi, poi fanno dei lavoretti tutti insieme, fanno teatro, canti, hanno fatto una rappresentazione all'Epifania stupenda, bellissima, proprio da brividi, grande emozione.
dei lavoretti. Perché attraverso questi laboratori e queste attività loro stessi scoprono di Sì, saper fare loro, tante sì, cose. loro infatti sono molto, adesso è molto felice perché si meraviglia, all'inizio era pure meravigliata che lei aveva dipinto la pallina o aveva fatto la candelina di Natale, oppure dei lavoretti che siamo stati per la lavanda, siamo, come la lavorazione della lavanda, cioè lei si scopre cose nuove tutti i giorni. E poi quest'estate siamo andati tutti al mare insieme, giro in barca, Punta Pena abbiamo fatto il giro sulla barca, sono state alla scuola di polizia stradale a Pescara, che io all'inizio mi ero fatta anche questa domanda, ma che vanno a fare lì? Invece quando è tornata Alessia, una gioia, mi ha raccontato tutto, che la poliziotta le aveva fatto vedere questo, quello, erano andati a pranzo tutti insieme, è stata una gioia, cioè io vedevo la gioia negli occhi di mia figlia è felice, tutti i giorni è felice. Come lo vedi il suo futuro? Allora, io adesso sono più positiva, la penso più. Magari abbiamo avuto dei periodi neri, ci sono sempre, in tutte le famiglie, sempre, dappertutto. Però adesso sono più positiva perché vedo un futuro migliore per Alessia, ma forse anche sono più tranquilla anch'io, che magari se subentrerà qualche problema non sono da sola. Io purtroppo sono vedova e quindi con 3 ragazzi da sola, li ho cresciuti da sola, sono vedova da ben 16 anni, però adesso mi sento supportata, oltre dalla mia famiglia, da quest'altra famiglia speciale. Non mi sento da sola. Sento che se avrò bisogno, loro ci saranno sempre. Vuoi mandare un messaggio a chi Sì, vive questa ecco. esperienza? Sì, di non abbattermi mai, perché io dico, il sole splenderà sempre. Un giorno nuvoloso ci sarà sempre, però poi il sole esce e affidatevi a queste persone, fidatevi di queste associazioni, perché a volte uno dice ma tanto, ma sono tanti, ma che cosa ci possono fare, che aiuto ci possono dare? Non è vero, perché a volte l'aiuto non è soltanto materiale, ma è anche altro, è stare insieme, essere capiti. Noi ci sentiamo capiti da queste associazioni. L'ANFAS poi è una realtà stupenda, fidatevi. Affidatevi a loro e soprattutto fidatevi, aprite il cuore.